Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento col mistero. Nell'episodio di oggi conosceremo la storia di una casa che nel tempo è diventata fonte di ispirazione per produzioni audiovisive e non solo. Conosceremo la storia di una piccola fattoria situata nei campi di Cuba, un tempo abitata da una famiglia di sciamani e streghe. Senza ulteriori spiegazioni, mettetevi comodi e fatevi avvolgere dal mondo del mistero. Perché oggi, in Viral Top, torniamo a parlare delle case più infestate al mondo. Buona visione! La casa dei tubi, Messico. Questa storia comincia quando un padre amorevole decise di costruire una villa per la figlia paralitica. La casa aveva un design cilindrico, con stanze e piani uniti da rampe in modo che la bambina potesse muoversi agevolmente, in quanto era costretta a muoversi con la sedia a rotelle. Il progetto fu sempre segnato dalla sfortuna, poiché due operai morirono in strane circostanze. Un giorno il padre portò con sé la figlia, in modo che potesse osservare lo stato di avanzamento dei lavori. Ma purtroppo, ad un certo punto la sedia a rotelle cominciò a muoversi senza controllo, e la bambina cadde nel vuoto. Dopo la tragedia il padre si rifugiò nell'alcol, per poi infine suicidarsi. I lavori furono sospesi, per poi essere definitivamente abbandonati a metà dell'opera. Oggi la casa continua a terrorizzare l'intera città, poiché continuano a verificarsi disgrazie, come visitatori morti, suicidi, incidenti mortali ed avvistamenti spettrali. Coloro i quali hanno avuto il coraggio di andarci di notte riferiscono di sentire gemiti e lamenti di una bambina, oltre al cigolio di una sedia a rotelle. Old Vicarage, Svezia. È un'antica casa che al tempo era una delle più lussuose ed imponenti della città di Borgvattnet, in Svezia. Fu eretta per ordine della chiesa nel 1876 e servì per molti anni come luogo di passaggio per i giovani uomini che cercavano di entrare al sacerdozio. Si racconta che la vita all'interno della casa fosse molto peccaminosa e lontana dai precetti spirituali. Si diceva che i giovani dessero libero sfogo alla lussuria, organizzando varie orge. Risulta inoltre che chiunque volesse denunciare l'accaduto alla chiesa fosse stato minacciato di morte e che addirittura fossero stati uccisi molti sacerdoti che non prendevano parte a queste serate, seppellendo i loro corpi nei dintorni dell'abitazione. Tutta questa storia diffuse un alone di terrore nelle case della città e dal 1927 cominciarono ad essere segnalate innumerevoli apparizioni spettrali che attaccavano violentemente le persone. All'inizio degli anni 80, un misterioso prete di nome Tore Forslund arrivò in città per eseguire una serie di esorcismi sulla casa per cercare di espellere le energie oscure che la possedevano. Ma poche notti dopo scappò impaurito senza farvi mai più ritorno. Oggi la casa è visitata da gruppi di seguaci del paranormale, che in molti casi sono finiti con l'avere problemi mentali a causa delle presenze che possiedono il luogo. La Finca de Palmarito, Cuba. A poche centinaia di metri dall'autostrada principale di Pinar del Rio, a Cuba, c'è una casa che un tempo era abitata da una strana e misteriosa famiglia. La zona è rurale ed è sempre appartenuta alle stesse umili famiglie sopravvissute nel lavorare la terra di generazione in generazione. Per questo tutti conoscono la storia di quando, all'inizio del secolo scorso,
una famiglia dell'Avana acquistò un gran pezzo di terra e vi costruì questa casa. La famiglia era composta dal padre, dalla madre e da 8 figli maschi. Erano persone molto scortesi e sprezzanti e non permettevano a nessuno di avvicinarsi alla loro terra e non parlavano con nessuno dei loro vicini. Da allora gli anziani della zona affermarono che si trattasse di una famiglia di streghe sciamani. Nel corso del tempo tutti i membri della famiglia poco a poco morirono e nel 1950 non c'era più traccia fisica di nessuno di essi. Ma quella spirituale sì, perché dalla morte dell'ultimo membro della famiglia cominciarono ad essere segnalate un'enorme quantità di attività paranormali, sia all'interno che all'esterno della casa. Da quegli anni il governo della città si occupa della cura del terreno, fortemente desiderato per la grandezza e per la lavorabilità, ma ogni volta che qualcuno la compra finisce per fuggire impaurito. Ancora ad oggi, quella casa è considerata la più spaventosa di tutto il territorio cubano. La Casa delle Grida, Stati Uniti. Questa casa sembra avere la storia più triste e spaventosa di tutta la città di Cleveland, negli Stati Uniti d'America. Situata all'angolo tra i viali Hayden e Shaw, questo era il luogo in cui Michael Madison, un serial killer assetato di sangue, torturava la stragrande maggioranza delle sue vittime. La parte più oscura del caso è che le sue azioni erano completamente ispirate a quelle commesse in precedenza da Anthony Sowell, noto come lo strangolatore di Cleveland, che aveva usato quella stessa casa come tana per i suoi atroci crimini. Questo caso venne alla luce e fu risolto, ma continuò ad essere un grattacapo per gli agenti di polizia, che ogni notte ricevevano telefonate da persone terrorizzate, le quali denunciavano di sentire urla di donne provenire dalla casa, ma quando gli agenti andavano lì per controllare non trovavano nulla. A causa di questi strani fenomeni, la casa è diventata un epicentro per i ricercatori del mondo del paranormale, diventando fonte di ispirazione per la creazione televisiva dark American Horror Story. Attualmente la casa è stata demolita, poiché era diventata un problema per le autorità. Ma nonostante tutto, ancora ad oggi, vengono riportati ogni tipo di fenomeni paranormali. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.